Con cosa parlano di periferie? Lo so, di solito il martedì. In maniera eccezionale. In, modo... in maniera eccezionale, in via, in via del tutto eccezionale, presidente della Consulta Periferie Milano, Walter Cherubini. Buongiorno, apriamo la settimana così in bellezza. Questa eh? volta in sì, radio. Sì. E grazie mille, Walter, di aver accettato il nostro invito appunto il lunedì mattina. Allora, eh, weekend importante, settimana importante per quanto riguarda il racconto, ma anche poi le azioni che si fanno sulla periferia, perché tu da una... sei, sei, sei uscito diciamo un po' dal, dal nostro comune, sei andato in, in missione per conto delle periferie, giusto? Esattamente, esattamente. Eh, C'è stato sicuramente un importante appuntamento eh, il venerdì scorso eh, in quel di Bergamo. Brescia okay. ed è stata la quarta conferenza nazionale sulle periferie urbane promossa da Fondazione Bracco che fa il seguito con le conferenze nazionali svoltesi nel, 2019, nel 2018, 2019 2021 e eh, appunto adesso nel 2023 eh, a Bergamo Brescia. È stata, direi, un'occasione interessante per avere una pluralità di testimonianze. E quindi, da, da Napoli con i bassi, l'attività di rigenerazione, ma di, soprattutto di riscoperta del territorio che non si sapeva di avere. Perché, questo qui, direi, che. Il eh, dottor Albanese è stato quello che ha precisato e che sponsorizza tutta quanta l'attività e raccoglie fondi per questa attività che sta rigenerando proprio dal punto di vista, diciamo così, turistico. Uh -huh. eh, ha dato possibilità di lavoro a una serie di eh, persone di Napoli di valorizzazione turistica del proprio territorio dove c'è un certo tipo di, di addensamento oggi diciamo che chi va a Napoli tutti quanti vorrebbero andare a vedere sì, questa Napoli, Napoli, sotterranea. Napoli sotterranea sono, sono stato, stato famone, no? a maggio, ah, a maggio ecco sono vedi. andato a vedere Napoli è un modo diverso come ehm... appunto far rinascere una città che già comunque aveva il suo bel turismo aveva le sue belle cose da vedere pensa si vanno a scoprire cose nuove eh, da vedere ed è letteralmente maggio. facendo qualche ricerca una delle prime cose che ti viene consigliata di fare comunque bene, quindi... Bene, bene, bene. quindi ecco il dato però è quello di un territorio degradato per definizione o quasi che viene rigenerato facendo che cosa? Eh, utilizzando le risorse del territorio, le risorse nascoste ed è questo il tema. Poi al di là che questa periferia che dal punto di vista, diciamo così geografico non è periferia perché sta in centro a Napoli, eh, ma diciamo che possiamo dire ecco allora è il concetto non di periferia urbana, ma di periferia sociale. No. E, ecco, questo qui è stato uno degli apporti, ma eh, secondo noi dà l'idea proprio di quello che esiste sul territorio e che una organizzazione amministrativa centralistica che da noi a Milano deriva da cento anni fa quando ci fu l'aggregazione dei territori e degli antichi comuni milanesi, meglio, più specifico che avevano i loro sindaci, e così porta ad avere una visione centrocentrica e si perdono tutte quelle risorse che sono sul campo. Cos'altro tanto fai in questo convegno e come è stato appunto? Tu sei stato proprio lì, sei andato, sì, in quel sì. di Bergamo, giusto mi dicevi? Beh, innanzitutto diciamo che c'è stata una significativa partecipazione istituzionale perché erano presenti il sindaco di Bergamo e a Brescia eh, la sindaca di, di Brescia. Per quanto riguarda Milano, proprio come, come tradizione, siccome siamo partiti a Milano, c'era la vice sindaca di Milano, Scavuzzo. E quindi questo è stato l'aspetto istituzionale. Poi ci sono stati una serie di interventi. Direi, per esempio, c'è stato l'architetto Cino Zucchi, che è sicuramente è un architetto eh, significativo nel panorama internazionale, eh, che... Ha declinato operativamente un pezzo di ricucitura della, della città attraverso la di bergamo in particolare attraverso la, la stazione quindi il lavoro che che, che viene fatto eh, interessante anche l'intervento del sociologo bonomi che nella ristrettezza dei tempi che c'erano eh, purtroppo eh, Proporre un eh, arricchito panel di interventi eh, ci fa perdere eh, il, il dettaglio sì. e quindi eh, uno deve in 7, 8, 10 minuti spiegare l'evoluzione dell'universo, che non è molto, molto semplice, però chi ha richiamato eh, quello che noi diciamo sempre, il tema dell'attrattività, piuttosto che il tema dell'abitabilità della ma della realtà, perché appunto qualcuno diceva io vado a lavorare qui, vado ad Amsterdam e quant'altro, torno indietro, riesco anche a lavorare in una giornata, so, il sociologo Bonomi fa sì però guarda che tu sei un caso, la generalità delle popolazioni non vive in questa dimensione, ecco che allora è importante avere una logica di prospettiva ma anche di realistica, eh, stratificazione che c'è oggettiva della stragrande maggioranza della popolazione sempre, comunque, appunto, il tema delle periferie è un tema sempre molto attuale e su cui, appunto, benvengano questi tipi di momenti che ti mettono anche in contatto, appunto, con altre periferie. Le periferie che si connettono con altre periferie. Eh, adesso, ancora un po' di chilo di musica e poi torniamo subito qui con Walter Cherubini, Consulta Periferie Milano. Oh, time! You see the light! No, per colpa di chi? Zucchero, io non riesco a stare fermo quando la sento. Non so voi, ma io ballavo qui sul tavolo. Infatti, insomma, il nostro ospite mi guardava un po' strano. Eh. Buongiorno ancora, Walter Cherubini. Parlavamo delle periferie, parlavamo della eh, conferenza nazionale... Quarta? Quarta, quarta, eh, quarta, eh, quarta conferenza nazionale sulle periferie, appunto, tenutasi tra Bergamo e Brescia nello scorso weekend. Eh, e tu c'eri, appunto. Sì, ecco il titolo, il sottotitolo, perché eh, il titolo della, della quarta confer anzi, della confer delle conferenze nazionali sulle periferie urbane è 10 100.000 centri. Okay. Ma il sottotitolo di quest'anno era per disegnare le città del futuro a misura di comunità e ambiente. Uh -huh. Allora, una delle sessioni, per esempio, è stata gli eventi culturali come volano di sviluppo urbano. Ecco, qui così c'è una... Un dibattito in corso, anche se non centralissimo per certi aspetti, però, più tra detti lavori che sono sulle, sulla quantità delle rassegne musicali. Stanno dicendo che c'è un programma, per esempio, a Milano troppo fitto di rassegne musicali e quindi c'è una sovrapposizione. Eccoci sembra che questo tipo di dibattito, ritornando al sociologo Bonomi. No? sia un dibattito tra qualche addetto ai lavori che però punta, che avrà la sua ragione d'essere per carità, però che ha una visione tra addetti ai lavori di un ristretto area. Eh, invece mh, la visione è quella di essere inseriti in una città seppur piccola come Milano, come eh, estensione e quindi con la necessità che... Gli interventi culturali sono occasione di rigenerazione. Noi, come Consulta Periferie Milano, che stiamo riprendendo. Eh, tutta l'attività concertistica anche se noi non ci occupiamo di concerti però incidentalmente è accaduto è chiaro che abbiamo già messo in cantiere 25 appuntamenti ne faremo forse una cinquantina eh, traguardando la fine dell'anno però è questo e sono tutte occasioni di rigenerazione c'è stato ieri anche, eh, venerdì eh, un'iniziativa che andava dal Vigentino a Chiaravalle eh, nell'ambito di quelli che sono il centenario degli antichi comuni milanesi e nella piazzetta di Chiaravalle eh, c'era un'iniziativa musicale, tra le altre cose, che ha catalizzato tutta una serie di, di abitanti e quindi sono tutte occasioni. Quindi qui il problema non è andare un di meno, tagliare, perché noi dobbiamo fare le cose eccezionali, no, noi dobbiamo entrare nella quotidianità della vita dove Chiaro. anche la musica ha il suo spazio. Cioè, benvenga che si trova a Avete... lo spazio c'è per no. tutti di a non fare sempre il grande evento no, happening è... ma farne tanti il problema è quello di non essere autoreferenziali ecco, ma di guardarsi in una città altrimenti uno si mette sul Monte Olimpo e a rivederci e grazie perché questa è la questione e purtroppo noi andiamo avanti così con i Monte Olimpo che però anche determinano quelle che sono un po' Le mentalità quotidiane, ma soprattutto gli atti quotidiani. Parlando appunto di periferia, parlando di eventi appunto, che vengono a Milano, eh, c'è anche il Foto Festival, giusto in questo periodo? Il Foto Festival che eh, prosegue fino al 31 di ottobre con una serie di iniziative. Ci sono 100 luoghi a Milano e non solo, con 140 mostre, e quindi è un'occasione anche per intravedere Milano e la, la, la città eh, proprio sotto l'occhio di, eh, diciamo così, fotografi famosi e meno famosi, uh -huh. che però tutti quanti ci danno un punto di osservazione particolare che sicuramente può arricchire la nostra visione del, del quotidiano e della città. Il fotomastro diceva in avanti fino al... 31 di oggi. 31 è uno un, un spasso in giro per la città ed è una di quelle iniziative appunto interessanti. Invece, il sottotitolo ah, del sì. photo festival tanto per dare anche un'idea, sì. come abbiamo dato per la conferenza sulle periferie urbane, aprirsi al mondo. La fotografia come impegno civile. Ecco. No? Quindi, questa è la logica che si può avere anche per chi fa le rassegne musicali, qualificate e quant'altro. E invece, continua, anzi, si sta strutturando sempre di più, la scuola di periferia, no? A scuola di periferie, sì, stiamo riprendendo, diciamo che ha una sedimentazione passata di oltre 200 appuntamenti tra convegni e seminari, eh, la logica è quella, è sufficiente un convegno per, fare, per entrare nel merito delle periferie, perché alcune volte sembra che ci sia questo tipo di atteggiamento, un po', ma usando una metafora... Una eh, musicale toccata e fuga no? e quindi Giovanni eh, Sebastian Bach eh, no, invece le periferie hanno bisogno di essere approfondite altrimenti non si capisce nemmeno di quello che stiamo parlando invece la logica un pochettino è quella di sì tocchiamo le periferie ma per eh, diciamo così superarle no? bisogna superare il concetto di periferia l'idea è che si eluda il concetto di periferia e quindi poi le periferie rimangono sempre lì invece tutte le volte ritornano allora con la scuola di periferie vogliamo eh, continuare in una azione strutturale di attenzione di riflessione di incontro perché è importante che gli attori che si muovono Diciamo pure anche eh, le persone che lo fanno un po' come addetti ai lavori, perché tantissimi vivono nelle periferie, quasi due terzi della popolazione, poi chi opera eh, più eh, attentamente affrontando e costruendo, non sono tutti obiettivamente parlando. E quindi fare incontrare queste persone. Questo è il, il tipo di problema. Anche chi lavora nelle istituzioni. Eh, abbiamo fatto appunto un, un piccolo convegno eh, sab, eh, sabato eh, a Chiaravalle Milanese, al mulino di Chiaravalle Milanese, un mulino che è, diciamo pure, operativo e che fa il paio anche con il mulino eh, del Paradiso che c'è eh, nella fattoria, appunto eh, nella cascina Mulino del Paradiso a Muggiano. Ecco, quindi è stata l'occasione anche con la presenza del Presidente di Municipio per fare una, eh, un confronto, una, una messa a comune. E quindi riprendiamo con adesso a scuola di Periferie, che avrà tra le sedi eh, diciamo così, territoriali e le sedi tematiche: eh, avrà circa 8-9 attualmente luoghi dove ogni due mesi circa, per cui 4-5 incontri l'anno, ma tutti quelli che hanno intenzione di mettere a fattor comune la propria energia, la propria anche capacità di lettura del territorio, perché questo è uno dei problemi, aiutarci a leggere il territorio per vedere com'è, poi ciascuno avrà le proprie ipotesi di soluzione, ma se noi non conosciamo, non leggiamo il territorio, Rimaniamo a toccata e fuga. Ne parliamo di però. Ma poi non c'è il seguito. Va bene, grazie, Walter allora siamo arrivati alla conclusione di quest'oggi. Grazie di esserci venuto in aiuto il lunedì e invece domani avremo altri ospiti. Però, appunto, ricordiamo sempre che Walter Cirubino trovate sempre qui su Good Morning Milano. Ogni settimana appunto a parlare di periferie Con gli appuntamenti che continuano, perché, per esempio, ce n'è uno stasera a Cassinanna. Perfetto, ma comunque si trova tutto anche sui vari siti e tutte le comunicazioni di Walter. Poi c'è anche un gruppo. Comunque. Ve lo racconteremo adesso ancora un po' di musica e poi torniamo sempre qui per salutarci, caro il mio Masieri. Eh. Torniamo Dai. fra pochissimo.